abbatte la battuta, trova Piero Sacchetti, la conclusione che spacca la porta e trova il vantaggio con Sacchetti dell'Eagles. Che bel gol da parte del numero 11. Che soluzione in più, intanto Aiello recupera palla, se ne va verso la porta e mette il pallone nel fondo alla rete. C'è il vantaggio, l'1-0, segnato da Giulia Aiello. Cambia quindi il risultato. Gira dietro per D'Angelo, serve Cesari, Cesari il tocco per Pardo, entra in rete, Pardo! Ed è 5-1, azione da manuale qui del Real. Si è fatto fuori la difesa. Ora l'1-2 terrificante dello United, che ha ancora un'opportunità con l'Ipolis tutto solo e fa 5 in ripartenza, spietato lo United. Fabiani lascia il pallone, Infanti, stavolta fa centro Fabrizio Infanti dopo l'occasione, stavolta non sbaglia, 3 pari. Primo parziale si è chiuso sul 3-3 e primo occasione, primo gol del secondo tempo. Arriva il vantaggio del Penta Pomezia, firmato Puccino. Sul punto di battuta Spinelli, Macheda, calcio e porta Macheda, un gran tiro, una rasoiata che si infila sul secondo palo e che sorprende nettamente Piloni. Ma è troppo scolastico questo tiro. E poi c'è ancora questo tiro da parte del numero 10 Violetto, che trova dunque la rete del 9-1 anche grazie a una deviazione. Ancora picca Pau, pallone per Amoedo, tutto solo Amoedo, Amoedo pallonetto e palla in rete, straordinario gol di Amoedo, 3-1 la finale. Eagles che ricomincia, 1-2 che si chiude meravigliosamente, conclusione in porta e gol, meraviglioso gol da parte dell'Eagles con Fiorentini che ha ricevuto lo scarico da Atterga.